Sì, siamo con Paolo Gozzi all'esordio stagionale con la maglia del Pescara. Quando hai saputo, Paolo, di giocare titolare? L'ho saputo prima di giocare, cioè prima della partita, perché il mister lo dice sempre prima di entrare nel riscaldamento. Ho sentito il mio nome, niente, mi ha fatto piacere, sono molto contento per la prestazione, anche per aver pareggiato una partita difficile contro una squadra forte. Ci speravi, ci credevi di poter giocare nella partita fino ad oggi più importante della stagione? No, io mi sono sempre, ho provato sempre ad allenarmi bene, a cercare di stare sempre col gruppo, di non mollare, e sono contento che i risultati sono arrivati. È arrivata una buona prestazione del Pescara su un campo difficile contro una squadra che fino ad oggi nei playoff aveva fatto molto bene, ribaltando anche risultati difficili da ribaltare. C'è stata anche questa pressione ambientale, però voi avete giocato una partita di sostanza. Sì, sapevamo che Foggia è una grande squadra con un grandissimo pubblico, e quindi niente, il mister ci ha detto già dall'inizio di stare attenti, di non farci prendere dall'ambiente, di stare concentrati e fare la nostra partita come abbiamo fatto. Una partita che si sapeva poteva regalare delle difficoltà, a nostro avviso il 2-2 è il risultato giusto. Ricordiamo che il Foggia ha colpito anche due pali, formazione di Delio Rossi che ha dimostrato di avere anche qualità in mezzo al campo. Sì, hanno preso un palo. Sì, sono una buona squadra, se sono qui un motivo c'è. Abbiamo visto le ultime loro partite, non mollano mai, fisicamente hanno gamba e hanno trame di gioco, quindi è stata una partita difficile, ma noi comunque ci siamo fatti trovare pronti. Ora tutto si deciderà giovedì a Pescara, giocherete con il fattore campo, con i 20.000 dell'Adriatico, e non bisognerà fare calcoli, bisognerà scendere in campo chiaramente con un solo risultato, la vittoria. Certo, dobbiamo andare in casa con personalità e giocare all'attacco e vincere la partita per andare in finale. Gozzi si ripropone per poter giocare titolare anche nella gara di ritorno? Io mi alleno sempre bene. Provo ad allenarmi sempre bene, decide il mister, io comunque accetto le sue scelte e niente.